ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi, signori, si va avanti con la nostra carriera. Oggi andremo a vedere l'ultima partita di Champions League. Come vedete dal tabellone qui sopra la classifica, siamo primi a pari merito con il Saint-Étienne, ma comunque siamo primi noi, loro secondi per la differenza reti. Abbiamo due partite di campionato oggi da giocare, che dovrebbero essere Genoa e Carpi, come vedete, come state vedendo, e poi dopo si parlerà di calciomercato. Quindi mi raccomando, oggi ragazzi, voglio che sbombiate di commenti per il calciomercato con i possibili nuovi innesti, eccetera eccetera. Abbiamo una rosa che va e non va, diciamo, quindi un po' così. E niente, quindi il campionato, in Champions League stiamo andando bene. Comunque questa è l'ultima partita, teoricamente passiamo il turno a prescindere, anche se perdiamo, perché tanto Siviglia al massimo arriva a 8 punti e non ci raggiunge. Chiaramente vogliamo passare primi lo stesso, quindi lo dico lo stesso, insomma. E poi c'è il campionato, dove bisogna lavorare un po' meglio, come chiaramente si vede, come mi avete detto voi. Oggi giochiamo così, in nero. Andiamo subito a sistemare la formazione. Formazione un po' costretta dagli infortuni, giocatori stanchi, eccetera eccetera. Prima partita da titolare per Donnarumma, diamo un'occasione anche lui. Gioca anche Padoin titolare, per fargli capire quanto possiamo essere disperati in questo momento. Un like, ragazzi, mi raccomando, se volete che questa serie continui. E ci vediamo in partita. Siviglia, Llorente gioca nel Siviglia, giocatore del Siviglia che ha vestito la maglia della Juventus sotto la pioggia. Sappiamo che oggi, diciamo, è un risultato utile come non utile, comunque utile perché vogliamo passare primi, non utile perché comunque passiamo lo stesso, ecco, per capirci. Siviglia che, arrivando terzo, dovrebbe andare in Europa League e quindi chiaramente vuole cercare di vincere a tutti i costi, perché lo Zenit comunque è lì a tre punti, quindi tutto è possibile. Bojan, giocatore da seguire di là. Griezmann, giocatore da seguire dalla nostra parte. Concentrati, vogliamo passare prima il girone, quindi forza Juve. Attenzione qui dall'altra parte, Morata per Griezmann. Griezmann allora adesso prova ad andare, sterza un paio di volte. Madonna mia, c'è il compagno lì in mezzo, Draxler, la pupa e la palla in rete. Mamma mia, signori, che show! Mamma mia, in contropiede, seccati così. Mamma mia, il guanto sexy rosso di Coman, ragazzi. Mamma mia, tanti like per il guanto sexy di Coman. Mamma mia, qui gioco di gambe di Griezmann, vede entrare in area Draxler che non perdona dal di lì assolutamente. Bomba incrociare dall'altra parte, imprendibile per Rico, dovrebbe essere il portiere. Mamma mia, signori, che spettacolo, che show! Llorente, madonna, ma bravi, mamma mia. Attenzione, Griezmann, vai Griezmann, ti prego. Griezmann cerca l'angolo, va pressato, arbitro! Mamma mia, steccato Griezmann, lo fermano solo così, in scivolata, calcio di punizione, sicuramente ci sarà anche un cartellino giallo. Almeno un cartellino giallo, eccolo qui. Ma adesso il calcio di punizione. Griezmann alla battuta, la barriera si è fatta avanti. Come non lo fare più? No, devi dargli un cartellino. Attenzione perché qui abbiamo. C'è Draxler, ma c'è Pogba che di qua può fare la differenza. Calcio di punizione, attenzione. Pogba prova direttamente in porta. Il palo, l'ha parato il palo, attenzione, il palo è lì. Tirate! Ma porca miseria, che roba! Famiglia. Gira dall'altra parte per Padoin. Che pallina, ragazzi! Che pallina! Mamma! Arbitro! No, dai, no! Così non si può, però. Non va bene, eh! Il pallone è sempre nostro, recuperato. Attenzione! Morata! Ma che cavolo! Ma cos'è? Oh! Pallone lanciato lungo! Beh! Oh! Ma cos'è? Ma perché? Ma perché? Dove erano tutti? Oh mio Dio, ma dove erano tutti i giocatori? La difesa non c'era più. Non gli ho detto di salire, non gli ho detto nulla. No, adesso voglio rivedere. No, vabbè, tutte le volte io non ho parole. Vi giuro che io non ho parole. Cioè, ma al 90esimo prendere un gol del genere, io non ho parole, veramente. Proviamo il tutto per tutto. Che roba. Non fate alla finale, via. Finisce qui la partita, uno pari. Con un gol del cazzo, veramente. Che gol di merda che abbiamo preso.
com'è possibile prendere un gol del genere? Io non lo so. Il Saint-Étienne ha vinto 1-0 con lo Zenit, quindi passa primo Saint-Étienne, uno per San Secondi, per sta merda di roba che è successa. Che cavolo, incredibile, tutte contro di noi. 12 milioni per il budget trasferimenti che è stato aggiunto. Veramente assurdo, ragazzi. Adesso torniamo a giocare però in campionato. Juve 12esima, che brutta cosa, contro il Genoa. No, no, cioè voglio 6 punti, 3 punti qui e 3 punti nella prossima partita contro il Carpi, assolutamente, perché non si può vedere. Finalmente torna un po' di gente, la Cazzette e Dybala là davanti, è tornato Florenzi dall'infortunio. Come sempre, ragazzi, vi ricordo, se volete lasciate un mi piace, se non volete, non lasciatelo. No vabbè, l'ho buttata così perché alcuni di voi mi hanno detto: oh, ma chiedi sempre mi piace. Lo so, ragazzi, ma è l'unica soddisfazione che mi dà vedere il mi piace. Mi piace, i commenti, sono l'unica cosa che ti spronano, ti dicono: guarda i risultati, questi sono i risultati, continua così. E vabbè, era una piccola parentesi. Sembrava che ci fosse una mosca sulla telecamera, invece no. Comunque, 11esimo, attenzione Genoa, la neve allo stadium, allo Juventus Stadium. La Cazzette e Dybala là davanti, che sono veramente una coppia mostruosa, incredibile. La Cazzette è un giocatore assurdo, pazzesco veramente. Diego Capel, due gol nell'ultima partita. Mi raccomando, attenzione a lui, attenzione a tutti, ma attenzione ai nostri due là davanti. Attenzione, Marez. Tornato Florenzi, subito si vuol far notare Florenzi. Attenzione Florenzi, va fino in fondo Madonna mia Florenzi, dov'era andato, ragazzi? Era andato praticamente dentro la porta. Mamma mia, Bonucci, signori, Bonucci, ma chi sei Bonucci? Attenzione, la Cazzette è là nello spazio, chiede il pallone. La Cazzette, attenzione, la Cazzette l'ha sterzata, il pallone lì, il cross subito di prima, che va praticamente in porta. Dybala prova a volare, non ce la fa. Dybala, nello spazio qui, attenzione, Dele Alli, può far partire il destro, porca miseria. Attenzione qui, Diego Capel, il famigerato. Attenzione, il pallone è ancora lì. No, tiriamo, no, usciamo per favore. Il pallone lì, tiro, giro. Cioè, questi riescono a far gol da fermo, a girare. Non lo so, non riesco a capire. Così, da fermo, tiro, a girare, là, nel set. Tutti così gol quest'anno li abbiamo presi, eh. Da fermi, tranquillamente, al limite dell'area. Boom, sotto le gambe, all'incrocio. Va bene, questo è il gioco. Va bene. Ma porca troia. Alziamo il pressing. Il pallone lì! Porca troia! Ma tira forte! Una bomba lì! Bravo Bonucci, recupera il pallone senza commettere fallo. Attenzione, è partito Paolo Dybala. E adesso andiamo a comandare. Forza! Dybala! Dentro! Ci ha uccisi, ci ha! Attenzione, il calcio d'angolo. Dai con sto stacco imperioso, porca miseria! La Cazzette se la sistema, prova la bomba! Attenzione, il pallone è lì! Madonna mia, anche Chiellini ci ha provato. Moschi di merda. Alexandra, il pallone dentro qui per Carrasco. Carrasco si gira, fammelo, un cross fatto per il verso, la parata con, cioè, su, andava in porta, l'ha presa il difensore, incredibile. Pogba la butta dentro, a cercare la testa di Paolo, parata di nuovo, non ci posso credere. Questa la dobbiamo perdere, è destino, la dobbiamo perdere, non so cosa dire, è impossibile. Marez la butta dentro, c'è il portiere. Pallone qui dentro per Diego Capelli in fascia, finita la partita. No, io non so. E non mi venite a dire, no, la difficoltà bassa, la campione. Guarda. Un gioco di merda. C'è la difficoltà di qua e di là, cioè. Qui sono. Incredibile, porca troia. 10 tiri, 6 in porta. Un tiro, 1 in porta. Un gol di merda. Non mi venite a dire però adesso: ah, bassa difficoltà campione, perché? Cioè, questa non voleva entrare. Non voleva entrare. A quel punto io cosa devo dire? Cioè, più che, divento scemo, veramente, incredibile. Non capisco se sia un problema del gioco, se sia un problema mio, non sto capendo veramente niente.
Mi raccomando ragazzi, un commento, voglio sentire la vostra. Adesso vado a giocare anche questa partita contro il Carpi. Vediamo se ci prenderanno in giro anche stavolta. Sistemiamo la formazione. Ecco qui la formazione, la cazzata di Dybala e Pogba subito lì dietro a buttarla dentro, perché cioè se anche questa partita va male, c'è qualcosa da fare assolutamente. Non vorrei farmi tradire dal nervoso, perché adesso ce n'è parecchio dopo l'ultima partita, veramente. Cioè, che poi dall'inizio dell'episodio, abbiamo preso quel gol così col Siviglia, non si sa il perché. Qui, col Genoa, una palla che non vuole entrare. Si materializzano i difensori centrali sulla linea di porta, metti che battiamo il portiere. Ragazzi, veramente, fatemi sapere anche voi. Mamma mia che recupero di Bonucci, ragazzi, attenzione. Qui dentro per Paolo. Paolo, parte il mancino secco, madonna mia. Avevo visto la gol. Attenzione, qui Fabinho, palla al piede, non la molla. Fabinho, trova un compagno, per favore. La cazzetta, attenzione. Pogba, si gira così all'improvviso, mamma mia. Colpo di reni del portiere. Bravi così, facciamo girare il pallone e poi buttiamoglielo dentro. Andiamo a asfaltarli, dobbiamo. Attenzione qui. Carrasco, il tiro a giro raso a terra, il pallone parato rimane lì. Ma incredibile, madonna mia. Comunque me lo sento che adesso prende Angola, Palo, non abbiamo tempo da perdere, allora Carrasco. Si allunga un po' troppo. Io dico, sbaglierai pure testa di cazzo. Pallone recuperato dalla cazzetta, attenzione. Per Verratti. Verratti la... Ma l'ha segato! Fare un culo, va. Il pallone qui dentro, attenzione, Pogba. Può servire Dybala dall'altra parte. Ti prego Bonucci. E va a fare un culo adesso. Mamma mia, gioco di merda, incredibile, mamma mia. Bonucci. Porca miseria, ma guarda te, se devo ridurmi a fare diventare scemo. Bonucci lo ammazza, no, abbastanza centrale, però mio Dio, se non entrava anche questa, veramente era la fine di tutto, ragazzi, ve lo giuro, perché sto gioco mi sta facendo ammattire. Andiamo a chiuderlo adesso, però andiamo. Florenzi gioca di prima qui, attenzione, vediamo se Florenzi di nuovo ci arriva. Sì che ci arriva Florenzi, bello lo scambio. Attenzione, adesso ripartiamo allora con Pogba. Madonna, Florenzi, dribbling secco di Florenzi. Attenzione Paolo col destro, la parata, la cazzetta, uccidilo, imparata di nuovo, mamma mia, però non vuole più entrare, basta, ha detto, è entrata una volta, ha detto basta, non entro più. Dybala, questo calcio d'angolo, cerchiamo la testa di Pogba, guardate lì, però c'è anche chi lì, madonna mia, bah, rimessa laterale, all'indietro di nuovo, per Bonucci, e sti cazzi che perdo sto pallone. Florenzi, finisce qui la partita, voglio vedere anche le statistiche di questa partita, perché... è una cosa che... 7 tiri, 5 in porta, 2 tiri, 1 in porta per il Carpi. Già più sobrio, ma prima veramente il Genoa che fa un tiro in porta, vince 1-0 con 10 tiri nostri in porta, non si poteva guardare. Ragazzi, fatemi sapere se anche a voi capitano giornate come questa, che è stata pazzescamente incredibile, di più anzi, il nervoso veramente. Quindi, vediamo Donnarumma che intanto prende una bella A, bravo Donnarumma. Avanziamo. Mio Dio, nervoso. Pazzesco. È stato pazzesco. Questo episodio veramente è stato l'epicità di quello che può essere il controllo che ha il gioco sui nostri risultati. Qui Donnarumma sale di rating al 77. Piano piano si avvicina Oblak a un 82, mi pare. Rischiamo di perdere due giocatori, Pado in bui, fa lo stesso, partita spostata, ok, spostata perché forse hanno messo il... vorrei lasciare la squadra Morata. E non per colpa sua, ci tengo a dirle che la rispetto molto come allenatore, bla bla bla, ok. Morata vorrebbe partire, ragazzi, e quindi chiaramente lo lasceremo partire. Fatemi sapere nei commenti, abbiamo di budget 15 milioni, che chiaramente se vogliamo prendere un giocatorino buono
ci devono essere almeno 140.000 di stipendi, ecco, quindi abbiamo 10 milioni più un possibile Morata che vuol partire, che dovrebbe valere il nervoso 25 milioni almeno, se non di più. Quindi possiamo lavorare sul mercato. Allora, vi dico un paio di cose. Se vogliamo continuare a giocare con questo modulo qui, io ho bisogno di spostare Pogba qui come COC, però mi serve un giocatore serio lì, col fisico, che tenga i palloni, che li recuperi, eccetera eccetera. Verratti può impostare, ma non può star lì, è troppo gracile sui calci di rinvio, non riesco mai a prenderla di testa, quindi ho bisogno di un giocatore forte lì, in modo che Pogba possa tenerlo più vicino alla porta. Fatemi sapere, ragazzi, anche voi, che se mi è mai successo una roba del genere. Cioè, secondo me oggi è stato... Di solito c'è un limite, no? Oggi è veramente andato sopra. E quindi fatemi sapere. Cambierò i numeri di maglia, assolutamente, come mi avete detto, ragazzi. Adesso li sistemo tutti quanti, poi li vedrete la prossima volta. Se volete un like, ragazzi, un commento. Se siete nuovi iscriviti al canale, veramente, oggi mi è sceso tantissimo. Comunque noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per il supporto. Bear,